Adesso cerchiamo di fare un gruppo che si possa portare come quantità e come qualità a fare un certo lavoro qui a Palermo. E siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto su in Austria, però ripeto, adesso arriva il difficile perché incominceranno già le partite ufficiali tra poco e quindi ci prepareremo con molta serenità, ma con molta volontà a questo tipo di impegno. Hanno lavorato con grande disponibilità, poi si sa che adesso è tutto rose e fiori. Però bisogna vedere la squadra quando avrà questo tipo di atteggiamento contro le squadre più importanti. Quindi in questo momento dobbiamo solo lavorare forte, pensare poco e cercare in tutte le maniere di avere un'unità di intenti di un certo tipo, di un certo rilievo. E certo, il caldo è fastidioso, però insomma cercheremo di farlo magari in momenti della giornata dove il caldo è meno opprimente, cercando di fare quello che è il nostro lavoro. L'obiettivo è quello di fare una stagione importante che passa attraverso delle difficoltà iniziali, perché non è che possiamo essere pronti il 6 di agosto, però c'è questo impegno importante e quindi cercheremo in tutte le maniere di onorarlo e soprattutto preparare quelle che sono le difficoltà successive. Ma la città non è che la scopra io, insomma, noi siamo molto orgogliosi di far parte di questo progetto di Palermo Città, ci sentiamo molto onorati, orgogliosi e con grande dignità ci prepariamo a fare quelle che sono le nostre caratteristiche, cioè il lavoro. Ma da soli non si fa niente. Io credo che la città appartenga soprattutto a chi mette i soldi, ma anche e soprattutto ai tifosi, alla gente, al popolo. E il popolo è importante, e quello è il dodicesimo uomo, lo sanno tutti. Noi abbiamo necessità, abbiamo bisogno di questa gente che come me, come il mio staff, ha grande orgoglio, grandinità e appartenenza alla terra. Noi sappiamo cosa vuol dire essere venuti qui. E vorremmo avere appunto questa spinta notevole di un popolo che abbia voglia di misurarsi in un campionato superiore.